Benvenuti a una nuova edizione del TG Web di diregiovani.it, il leopardo delle nevi fra le specie a rischio estinzione. Il WWF ha lanciato una campagna per salvare il leopardo delle nevi, dopo che lo UCN, Unione Mondiale della Conservazione della Natura, lo ha inserito nella categoria Endangered della lista rossa delle specie a rischio. Ne restano solo 4.000 esemplari e il numero è in continua discesa. Alla base del problema c'è la trasformazione del loro habitat causato dai cambiamenti climatici. Altre minacce sono il bracconaggio e il traffico di prodotti derivati. Nel 2013, i 12 paesi dell'area in cui è presente il leopardo delle nevi hanno firmato a Bishkek un ambizioso accordo globale, lo Snow Leopard and Ecosystem Protection Program, che segnala un impegno per la conservazione di questa specie, nonché una nuova era di collaborazione tra governi, organizzazioni internazionali e gruppi della società civile. A Parigi un cubo parla di spazio e clima. Un cubo sugli Champs-Élysées di Parigi per illustrare il ruolo degli studi svolti nello spazio e dallo spazio per comprendere e combattere i mutamenti climatici in atto. Lo ha installato l'ESA nella capitale francese, dove a dicembre si terrà la cruciale COP21, attesissima conferenza internazionale sul clima. Il cubo ha un grande schermo di 7 metri su uno dei lati, su cui scorrono ininterrottamente una serie di video sullo spazio e sui mutamenti climatici, mentre gli altri tre lati disponibili del cubo offrono una panoramica sulle missioni satellitari europee che misurano le variabili essenziali del clima. Il cubo offre anche immagini satellitari ad alta risoluzione di Parigi e dei suoi dintorni, catturate dal satellite ESA Sentinel 2A. Resterà davanti al Grand Palais fino al 27 ottobre. Popcorn Time ha chiuso definitivamente. Negli ultimi giorni qualcuno ha manomesso la nostra infrastruttura, nello specifico il servizio DNS, e non siamo riusciti a convincere il nostro provider Gandhi.net che eravamo noi e volevamo stare online. Questo è il messaggio trasmesso dal team di Popcorn Time, che dalla settimana scorsa ha smesso di funzionare. Una vicenda cominciata lunedì scorso con l'inaspettato abbandono di un gruppo di storici sviluppatori del progetto. Secondo alcune indiscrezioni, la dipartita degli sviluppatori sarebbe legata al timore di cause legali. E forse non è un caso che proprio in questi giorni è stato presentato il progetto Butter, che dovrebbe consentire la creazione di un servizio streaming legale basato su torrent. Facebook pensa ad un motore di ricerca social. Facebook tiene incollati sulle proprie pagine oltre 1 miliardo di utenti al mondo per circa 40 minuti al giorno, un dato colossale che spinge la piattaforma di Mark Zuckerberg a ragionare su un proprio motore di ricerca, bypassando persino Google. Il social network ha annunciato ufficialmente l'intenzione di aprire la funzione di ricerca interna sulla piattaforma a tutti gli utenti, coinvolgendo quindi tutti i messaggi, video, immagini e contenuti condivisi. L'obiettivo è fornire un servizio di navigazione sul web che permetta agli utenti di trovare, su una sola piattaforma, tutto ciò che cercano. In questo quadro Facebook ha dichiarato di aver già indicizzato gli oltre 2.000 miliardi di post pubblicati dagli utenti fino ad oggi. Con questa novità, che verrà sperimentata dal 29 ottobre sul mercato americano, cercando una determinata parola, verranno visualizzati tutti i post, video, immagini e link condivisi dagli utenti, relativi a quella parola specifica. MTV EMA 2015, Poker di Bieber, Mengoni, migliore d'Europa. Alla serata, dedicata ai migliori della musica secondo il pubblico MTV europeo, trionfa Justin Bieber, che porta a casa 4 premi: Best Male, Best Worldwide Act Europe, Best Look e Best Collaboration. Quasi all'asciutto invece la favorita Taylor Swift, che partendo da 9 nomination si è aggiudicata solo il premio come Best Song, in una serata al Mediolanum Forum di Milano che ha regalato grande spettacolo, portando sul palco, a pochi minuti di distanza, proprio Justin Bieber, poi Andrea Bocelli, Pharrell Williams, Ed Sheeran e molti altri. Tra gli altri premi, quello a Nicki Minaj per Best Hip Hop e a Macklemore e Ryan Lewis per Best Video. Il Best Live è di Ed Sheeran, un premio anche per il One Direction come Best Pop. Il cantante italiano Marco Mengoni ha vinto infine il prestigioso Worldwide Act Europe. Questa era l'ultima notizia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Arrivederci.